Ciao amici, buongiorno e benvenuti a questa prima degustazione in diretta sull'olio extravergine di oliva. Io sono Fabrizio De Simone, olio sommelier, e ho deciso di iniziare questa rubrica, questo percorso, per andare alla scoperta di un'altra delle grandi eccellenze italiane, ma che ancora, secondo me, non ha i suoi giusti riconoscimenti. Tutti utilizziamo l'olio per cucinare o per condire, ma sulla qualità ancora non è così scontato riuscire a riconoscerla. Con questa rubrica io vorrei andare alla scoperta del panorama oliviticolo italiano e fare anche la guida, ecco, a chiunque volesse approfondire questo, ve lo assicuro, bellissimo argomento e fosse anche curioso magari di provare qualche prodotto. E inoltre c'è anche molto dibattito sulla qualità, per esempio, degli oli da supermercato. In questa rubrica andremo a degustare sia oli da produttori, come oggi, ma anche oli da supermercato e, restando il più neutrali possibile, cercheremo di capire se qualitativamente valido o no, se buono per l'acquisto oppure magari meglio pensare di comprare da qualche altra parte. Eh sì, perché l'olio è effettivamente un medicinale a tutti gli effetti, un alimento medicinale riconosciuto ufficialmente come tale, però se è di altissima qualità. E come facciamo a riconoscere la qualità? Ci sono le analisi chimiche che però non dipendono da noi. Noi possiamo sfruttare i nostri sensi: gusto, olfatto, retrolfatto e tatto. In questa rubrica cercherò di portarvi proprio su questa strada. Oggi, per la prima degustazione, andiamo sulle pendici del Monte Etna con l'azienda Turi Eccellenze dell'Etna, www.turieccellenzedelletna.it, col suo vino Aeteos, un nome un po' complicato, ma che a quanto mi è stato riferito riguarda l'antico nome che i greci diedero al Monte Etna. E direi che è molto, molto indovinato, proprio perché siamo alle pendici dell'Etna, quindi provincia di Catania, e con un produttore che è la terza generazione, oggi condotta da Salvatore Licari. Ho già avuto modo di degustare qualcosa di questa produzione, insomma della loro produzione, e mi sono trovato molto bene. Per questo ho deciso di iniziare proprio con loro la mia prima degustazione live. Campagna di raccolta 2020-2021, mi piace molto l'etichetta e la bottiglia che potete vedere qui di fianco. Sul retroetichetta vengono anche riportate delle caratteristiche chimiche dell'olio, non sono obbligatorie, sono facoltative. Il produttore ha deciso di metterle. Ha messo polifenoli totali 352 mg per chilo su un minimo di 100, quindi molto alti. I polifenoli fanno molto bene al nostro organismo, ci aiutano e fanno bene anche all'olio, determinano la qualità, un alto apporto di polifenole e un alto apporto di qualità. 352 su un minimo di 100 direi che è più del triplo, quindi tanta roba. Altro parametro riportato sono gli acidi grassi liberi, 0,23% su un massimo diciamo, imposto per la legge per gli oli extravergini di oliva di 0,80%. Per essere olio extravergine di oliva, la legge impone che gli acidi liberi siano per un massimo dello 0,8%, ma la qualità dell'olio extravergine sia tra lo 0,2 e lo 0,3. Quindi direi che qui siamo ampiamente nei parametri di alta eccellenza. Un'altra parola che vorrei spendere sono le componenti amare e piccanti dell'olio extravergine di oliva, che spesso vengono viste come fattore negativo. Abbiamo un olio particolarmente piccante, allora lo apriamo, lo abbandoniamo lì per un po', finché dopo magari qualche anno non perde le note amaro piccanti, diventa più apprezzabile. Ecco, no. L'amaro e piccante sono i fattori proprio di alta qualità, sono i contenuti in polifenoli, fanno molto bene al nostro organismo. Se si disperdono, vuol dire che abbiamo in corso processi ossidativi. Se questi processi ossidativi diventano importanti, l'olio diventa, invece che un prodotto salutare, diventa nocivo. Quindi se abbiamo un olio particolarmente amaro, particolarmente piccante, va bene. Se invece per gusto non ci piace l'olio particolarmente amaro, particolarmente piccante, bene. Variamo su un'altra varietà di oliva che magari ci dà oli meno amari e meno piccanti, comunque di altissima qualità. Ci sono, basta andare nel nord Italia. Al sud tendenzialmente troviamo oli con accenni di amaro e piccante più importanti, quindi spostiamoci al nord, per esempio la Taggiasca Ligure, piuttosto che la Casaliva
sul lago di Garda, in Lombardia, visto che io sono di Milano, parliamo anche della mia regione. No, oggi siamo invece alle pendici del Monte Etna, su un taglio di due varietà, la Nocellara Etnea e il Brandolfino. Brandolfino, varietà autoctona, limitata alla zona dell'Etna, mentre la Nocellara Etnea, anche lei, è limitata alla parte Catania, Messina, Enna, però è una delle varietà più importanti, anche a livello qualitativo, della Sicilia. Una varietà che si presta all'uplice utilizzo, quindi da olio o anche da mensa. Ha un ottimo rapporto tra nocciolino e polpa e questo fa della Nocellara Etnea una delle varietà migliori per essere consumata come oliva da mensa verde e ha un alto contenuto in polifenoli, quindi ottimo per l'olio. Tendenzialmente oli piuttosto fruttati, dai livelli piccanti un po' più accentuati e livelli di amaro medio-alti, quindi un po' meno accentuati del piccante. Ora vedremo se avremo riscontro anche nel nostro olio. Queste caratteristiche utili soprattutto per l'abbinamento. Vado intanto a versare il mio olio. Vedo che ha una bella densità. Colore e densità dell'olio non sono parametri relativi alla qualità, tant'è vero che i panel d'assaggio ufficiali fanno degustazioni con bicchieri blu per evitare appunto di essere condizionati dal colore dell'olio. Se è verde, ottimo, se è giallo va bene lo stesso, non importa. Nel mio caso è un colore verde tenente al giallo, va benissimo, con una buona densità, è molto denso, ottimo. Al naso iniziamo ad entrare nelle parti più importanti. Ha una grande intensità, un'ottima potenza olfattiva e anche è molto elegante, piacevole. Sentori che vanno sull'erbaccio, sulla parte verde, abbiamo foglie di pomodoro, un po' di sfalcio d'erba, qualcosa che va più verso anche il carciofo. Percepisco anche una componente fruttata, mi ricorda la mela, frutta a guscio, tipo noce, mandorla. C'è anche un richiamo speziato, un po' di pepe. Molto piacevole il naso, veramente. Interessante. Andiamo all'assaggio, ancora più importante. Come di consueto non l'avevo degustato prima di adesso. Ah, siamo sulla raccolta, scusate, 2020-2021. Quindi l'ultima raccolta del ottobre 2020. Quindi l'olio più nuovo possibile. Il produttore ha una produzione, insomma, Tour Eccellenze dell'Etna, una produzione molto piccola di olio, limitata a pochi litri, e poi disponibile in vari formati di bottiglia. Se non ricordo male, questa è una bottiglia da mezzo litro, intorno agli 8 euro sul mezzo litro, però il prezzo non lo ricordo appieno. In bocca, ha un bel corpo, una bella masticabilità, una bella importanza. Entra dolce, ma appena deglutiamo, col passare di qualche secondo, si percepisce un piccante accentuato e da sfondo un po' di amaro. Amaro presente, ma non è la caratteristica più importante. La più importante è appunto il piccante. C'è anche questa componente dolce che ben controbilancia. C'è un ottimo bilanciamento, cioè c'è un bel bilanciamento dei tre, ma con una spinta maggiore da parte del piccante. Quindi perfetto. Importante la parte tattile, qua mi piace, la lingua rimane pulita, asciutta, il palato asciutto, non è grasso, non è pastoso. Questo è un altro fattore di ottima qualità. Una bella eleganza anche in bocca, ripercepisco a livello di sapore quanto già avvertito al naso. C'è un po' di erbacio, speziato, frutta a guscio. Mi piace anche che riconosco di più in fase retrofattiva l'oliva. Buono. Persistente come olio, una gran persistenza, una bella persistenza di questo piccante che dura, fattore, ripeto, prevalente, ma non è esasperante, non è eccessivo, ci sta molto bene. È un olio in evoluzione, quindi giovane, si sente che è giovane, bello, fragrante, fresco, ancora la sua vita davanti. Per l'abbinamento gli oli sono più facilmente abbinabili, per esempio, rispetto al vino, ma bisogna sempre stare attenti come li utilizziamo. Dobbiamo stare attenti soprattutto alle componenti amaro piccante, il bilanciamento col dolce e poi la parte fruttata. Un olio può
arricchire il nostro piatto, enfatizzare i sapori, piuttosto che coprire o addirittura stravolgere. Potrebbe anche sostituire, per esempio, il peperoncino. Non mi piace il peperoncino, ma voglio quella nota piccante, uso un olio un po' più piccante. In questo caso ne potremmo usare questo olio proprio con questo scopo, per avere quel guizzo piccante nel piatto o magari anche sulla bruschetta, che è tanta roba, e senza però avere l'esagerazione. Lo potremmo usare magari in una zuppa, pasta e fagioli, magari linguine anche le vongole, perché no, col filo d'olio crudo sopra. Un'insalata, appunto la bruschetta che dicevo prima, un po' di pesce. Ah sì, non penso sia eccessivamente coprente, quindi lo potremmo usare anche magari su un branzino, un'orata al forno, ci mettiamo poi sopra a crudo questo filo d'olio, ci dà anche quel tocco piccante, un po' di fruttato. Secondo me molto utile, insomma, lo possiamo sfruttare molto in abbinamento. Consigliato? A mio avviso sì. Veramente un grande olio. Allora, grazie mille e grazie per aver partecipato a questa prima diretta. Spero vi siate divertiti, spero abbiate trovato interessanti i miei contenuti. Potete sempre degustare con me oppure chiedermi consigli, approfondire qualunque tematica scrivendomi sulle mie pagine Instagram Fabri underscore Evolution e Facebook Fabri underscore Evolution. E io vi do appuntamento nei prossimi giorni per una nuova diretta sempre sull'olio extravergine di oliva. Vediamo, buon proseguimento di giornata e buon appetito per dopo. Ciao ciao!